Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e vi do il benvenuto nel 44esimo episodio della mia guida completa a Pokémon Diamante Lucente! Ci troviamo nei pressi del Monte Ostile. Tra poco ci raggiungerà Chicco, nel quale ci affiancherà per questa puntata fino ad arrivare da Itran, il leggendario Pokémon Magma. Ragazzi, prima di iniziare un bel mi piace, un commentino qui sotto e soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale, perché ogni qualvolta esce un gioco Pokémon, Federic è sempre qui a portarvi la guida al 100%. Questo lo ricordo sempre. Joy-Con alla mano e possiamo partire. Venite con me. Ovviamente vi ricordo, qualora voleste fare degli ottimi regali di Natale, di usare federicstore.it, il mio shop online tutto dedicato al mondo Pokémon, il primo in Europa. Vi lascio il link qui sotto. Usiamo Scalaroccia e si va. Vai! Verso il Monte Ostile. Raccogliamo tutti i vari strumenti. Questa è un'altra sezione dell'area provviste che non avevamo raggiunto nel precedente video. Quindi entriamo. Salve avventuriero, ti ringrazio tanto per la visita, ma non ho niente, mi dispiace. È proprio un peccato che non si possa condividere l'allegria. Beh, direi abbastanza deludente questo avventuriero. Attenzione, perché qui comunque c'è un revitalizzante Max. Sembrava troppo strano che non ci fosse nulla, no? Voi seguite la mia guida e tranquilli che non vi faccio scappare niente. Scendiamo giù e andiamo verso il percorso 226. Verso il Monte Ostile. Iniziamo a sconfiggere tutti i vari allenatori che ci si presentano su questo percorso. Preparatevi perché sono tanti, ma cercherò sempre di tagliarvi tutte le lotte così da non annoiarvi. Charlie, fantallenatore, un Pokémon, Skarmory. L'unico attacco che può usare il mio Garchomp è Frana contro Skarmory, che comunque è poco efficace. Attenzione perché lo facciamo tentennare, ora gli andremo a levare un po' di vita così da shottarlo con il prossimo Frana. Attenzione perché comunque Dragartigli, essendo stab, leva tanto quanto Frana. Frana e via. Easy. Garchomp 67. Ricordo che voglio far salire Garchomp fino a livello 70, per quello sto usando lui. Ho un paio di caramelle rare. Le darò al mio Glaceon, così da non essere inferiore ai miei altri Pokémon. Ricordo che ha comunque 200 di attacco speciale, che è tantissimo. Qua abbiamo altre bacche, infatti su quest'isola potremmo trovare un sacco di bacche che non troviamo altrove. Scendiamo giù di qua. Se siete interessati a completare il Pokédex, in questa zona trovate un sacco di Eradicate e Fearow, ok? Tutti i Pokémon di prima generazione. E qua prendiamo un flacone di carburante che aumenta la velocità dei nostri Pokémon. Vai su! Ancora su, così, e raccogliamo anche questo strumento che è un Rallent Coda. Andiamo di qua e sconfiggiamoli entrambi. Lotta in doppio tra un Domadrago e un Avicoltore. Ginevra e Stanley. Ok, Sidra e Golbat. Andrò a fare un Frana e un volo. Vediamo se Frana colpisce entrambi. Ce la fa, come immaginavo. Sidra non va giù e infatti ha usato volo con Staraptor. Vai, Sora se ne va e Sidra tentenna, direi ottimo. A questo punto di nuovo Frana. Incassa. Benissimo che incassa. E Sidra adesso andrà KO dal volo del mio Staraptor. Vediamo un po' se riesce a shottarlo. Sicuramente un bel brutto colpo è gradito. No, non brutto colpo, ma comunque va giù. La combinazione Garchomp-Staraptor è fortissima. E adesso ci manda Gyarados, che ci diminuisce l'attacco entrambi. Frana, e direi di usare un bel Baldeali. Frana va a segno, non so se shotta, shotta, bene. Ah, brutto colpo, e allora Frana con Garchomp è troppo utile. Tuttavia per i leggendari gli ho dovuto levare Sgranocchio. Tranquilli che avendo preso un sacco di squame cuore nei sotterranei, mi basterà andare a Pratopoli e rinsegnargli questa mossa, ok? E levare falso finale. Ma falso finale mi servirà ancora un po' per Itran. Qui abbiamo anche un percorso acquatico. Ma non mi dire. Scalaroccia? Qui non abbiamo niente. No, ci abbiamo un grande fungo. E anche un mini fungo. E anche un altro mini fungo. Attenzione perché questi strumenti non si possono trovare con il detector. E quindi vi servirà tutta la guida di Federic per trovarli. Su di qua riscendiamo perché abbiamo un altro paio di strumentini. Olè. E prendiamo l'MT53 Energy Palla. Veramente forte. Dovremmo ritornare su e riscendere adesso. Entriamo nel percorso acquatico. Bene così. Adesso surf. E ci attendono un po' di allenatori nell'acqua. Attenzione perché qui, come vedete, abbiamo uno strumento nascosto.
ma che era palese, che ci fosse. Grande perla, ottima perché si può vendere. Essendo un percorso acquatico, la scelta di mandare Saitta davanti è più che saggia. E andiamo, vai, sconfiggiamo questi allenatori o allenatrici. Antonietta, Bibarel, andiamoci di Scintilla tranquillamente. Così. Bene, la prossima scelta sarà Azumarill. Qui già un po' più complicata la questione, eh. Speriamo di buttarlo giù con un solo attacco. Bene, 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 bene. Brava Saitta, bravissima. Questo percorso è perfetto per allenare i vostri Pokémon e fare un sacco di soldi. Soprattutto se date lo strumento moneta amuleto ai vostri Pokémon. Scintilla? Ah, Silio, nonostante la sua difesa così alta, resiste. Silio è un Pokémon che sceglievo sempre durante le mie run di Rubino e Zaffiro, ma ero sempre indeciso se prendere lui o Glalie. Sono entrambi bellissimi, eh. Ok, Antonietta sconfitta. Si va di qua, ma attenzione perché non c'è nulla. Qua c'è una casetta. Che casetta è? Scopriamolo insieme. Salve! Konnichiwa! Felice di conoscerti! Sono The Master. Per dirla nella lingua di questo posto, sono un artigiano. È giusto? Comprende? Parla un po' giapponese, un po' francese, konnichiwa, poi è passato al francese a caso, va bene? Non c'è dubbio, tu ami Pokémon proprio come me. Ma questo è assolutamente wonderful! Quindi passa anche all'inglese, va bene? Ok, adesso ci fa l'upgrade al Pokédex per leggere tutti i Pokémon in diverse lingue. Figata! Oh là là! Ma hai già fatto l'update di questo Pokédex? Vedo che ti piace precorrere i tempi. Muy bien, muy bien. Well, spero che ne approfitterai per leggere le descrizioni dei Pokémon nelle altre lingue. Sicuramente non lo farò. Sì, ok, è carina come cosa, ma perché? Andiamo di qua? Un allenatore da solo. Perché è messo qua? Scopriamolo. Avrà qualche Pokémon particolare? Tre Pokémon Darius? Carvagna, bellissimo. Chissà se avrà carta vetro. Probabilmente sì. Quindi vediamo un po' quanto ci leva. Carta vetro. Mamma mia. Ci ha inflitto un sacco di PS, più di 20. Glaceon 60, benissimo. Nei prossimi episodi vi farò vedere anche come ottenere Eevee senza alcuno sforzo. Altra scintilla, purtroppo scintilla dovrai soccombere di carta vetro. Mi ha quasi levato metà vita, ma va bene. E avrà Sharpedo come ultimo Pokémon? Sharpedo. Adoro la sua mega evoluzione. Scintilla. Vai. Bene. Buio acqua poi. Un tipo fighissimo. Bene. Ciao. Non siamo ancora arrivati al Monte Ostile, eh. Mamma mia, è lontano. Non ho la benché minima idea di quanto ci voglia. Di questo passo immagino un bel po'. E quindi di qua nuovo percorso? Ma noi dobbiamo andare a nord. Quindi noi dobbiamo raggiungere il percorso qui in alto. Infatti. Però devo andare là a raccogliere lo strumento. Perché a destra, ragazzi, raggiungiamo l'area svago. E l'area svago la faremo nei prossimi video. Quindi andiamo qua e raccogliamo Pipissu. Sempre ottimo come strumento. Scendiamo di qua e andiamo a nord allora. Per ora evitiamo questo percorso e quindi andiamo qua, verso il vulcano, il percorso 227. Come vedete, qui ragazzi c'è la cenere del vulcano. Attenzione perché dovremo usare la nostra bicicletta, ok? Quindi mettiamo la nostra bicicletta così. Prendete un bel lancio, così. Iniziamo a sconfiggere i fari fantallenatori. Me lo ricordo a memoria questo percorso, era fighissimo. Tauros! Ah, era lui che mi mandava Tauros, vedi che me lo ricordavo? Mamma mia, me lo ricordo dopo tutti questi anni. Incredibile. Forse qui è meglio cambiare Pokémon, eh? Perché Tauros è forte. Siamo più veloci? Cozzata Zen. Tauros con Cozzata Zen? Non l'avrei mai detto. E Tauros va giù. Ok, Tauros sconfitto. Ora, Pokémon. Rimettiamo davanti il nostro Garchomp. Facciamo un altro saltino così. Credo che qui ci sia uno strumento nascosto. E lì abbiamo Barry con Omar. Chissà cosa staranno facendo. Felicia. Tra poco non lo sarai più. Felicia. Sarai triste. Triste, triste, triste. Perché queste battute? Terremoto su Lickitung. Non abbiamo ancora visto Lickilicky. Vigoroth. Bello Vigoroth. Altro terremoto, vai. Bene. Felicia, mi dispiace. Te l'avevo detto. Trovo sorprendente come non ci sia alcuno strumento nonostante l'abbiamo battuta in una posizione in cui non ce n'era nemmeno bisogno. E qui che abbiamo? Omar con Barry? Oh, ma tu sei Federic! Quanto tempo che non ci si vede! Sei così forte che ora puoi mettere in pratica qui tutto ciò che hai appreso. Tutti diventano più forti e man mano che lo fanno creano un legame più stretto con i loro Pokémon. Per essere straniero, questo signore non ha neanche un po' di accento.
Federic, un po' più avanti c'è un vulcano chiamato Monte Ostile. Anche quello spaccone di Chicco ci sta andando. Troverò il tesoro del vulcano prima che lo faccia lui. Se lo trovassi, potrei addirittura vincere 21 lotte consecutive alla Torre Lotta. Infatti, affrontando 21 lotte consecutive e vincendole, potrete affrontare il papà di Barry. Ciao Omar, è stato un piacere. Come sempre. Ovviamente ricordo che c'è il rematch con i capi palestra, quindi volendo potete anche riaffrontare Omar. In questa casa penso che potremmo riposare, quindi riposiamo la nostra squadra. Visto che la lotta nel Monte Ostile è veramente, oserei dire, ardua. Fortemente ardua. Bicicletta. Mamma mia, ecco Chicco. Oh, Federic, non dirmi che stai andando anche tu al Monte Ostile? Hai l'aria di essere un po' deboluccio. Siamo sicuri che ce la farai? Cioè, non che mi importi, Va bene. Ce la faremo a raggiungere Chicco in tempo? Ragazzi, andiamo di qua. Qua, fantallenatore. Ragazzi, ci sono veramente troppi allenatori prima del Monte Ostile. È una roba incredibile. Non me lo ricordavo così. Quindi dovrete veramente pazientare. Visto che nel prossimo episodio io volevo fare Itran. Ma ce la farò a fare Itran? Ah, speriamo di sì. Ipno! Qui con Sgranocchio sarebbe stato easy, ma va bene anche terremoto. Ciao Ipno. Perfetta anche questa lotta. Spero che voi stiate provando ad affrontare questo percorso insieme a me. Anche Persian. Vabbè. Con Persian basta Dragartiglia. Attenzione, Bruciapelo ci farà tentennare sicuramente. Ovviamente. Ricordo che se ancora non avete lasciato un mi piace al video è gratis. Vi costa un secondo della vostra vita e mi aiuta tantissimo. Veramente ragazzi, grazie, ok? Un mi piace qui sotto se volete supportare il vostro Federic, che in sole 3 settimane vi ha portato 50 video. Vita sociale 0 per voi. Andiamo di qua, scala roccia e si va giù. Via. Cos'è? Adesso prendiamo il pezzo di carbonella. Qui non c'è altro, un intero spazio per il nulla. E ora dovrete rifare tutto il giro. Quindi andate su. Vai, siamo quasi al Monte Ostile. Ci mancano gli ultimi allenatori. Karateka. Qua sarebbe stato ottimo Staraptor. Billy. Cacturn. Che cos'era? Buio erba Cacturn? Non ricordo. Mai giocato Cacturn in vita mia. Nemmeno una volta. Ma perché raggiungevo sempre il deserto di Rubino e Zaffiro. È ovvio che tra Cacnea e Trapinch sceglievo Trapinch, grazie al cavolo. Vai, una difesa da schifo Cacturn. King 69, quasi tutti al 70, dai. Machamp. Ah, un buon livello Machamp, Terremoto, manda KO. Catturando tutti quei leggendari abbiamo livellato bene. Glaceon 61, Glaceon ragazzi appena sale al 70 uso solo lui. Troppo figo. Dai che siamo quasi arrivati. Monte Ostile. Oh. Bene. Scendiamo dalla bici. Siamo su. Oh. Finalmente siamo all'ingresso del Monte Ostile. Confezione di etere. Da qui in poi saremo affiancati da Chicco. Ma ovviamente noi ancora non abbiamo effettivamente finito il percorso. Quindi finiamo il percorso prima. Dobbiamo ancora andare di qua. Su. Ci dovrebbe essere un Doma Draghi, quindi Garchomp va più che bene e si affronta lui. Abbiamo un paio di strumenti ancora da raccogliere. Dragonite, vediamo un po'. O Tyranitar, anche un bel Tyranitar non sarebbe male, Gyarados, vabbè. Ti prego Garchomp, non mi fallire di frana, metti subito KO questo Gyarados, per favore. A che livello sarà? 60? 60, wow. Frana, lo sapevo che con prepotenza non l'ammazzavo mai. Ora se mi fa Gelodenti è la fine. Ah, così? Aumenta di molto anche la velocità, ragazzi. Quindi, bravo Garchomp. Così. Mi immagino Garchomp che dà una stecca al vulcano e cascano tutti i massi. E anche Dylan va KO. Fortunatamente possiamo accedere a il box. Quindi, appena un attimo, metto Gengar. Così che affronterò senza problemi Itran con lui. Otteniamo la Sorbisfera, scendiamo di qua, ci dovrebbe essere un ultimo strumento, dopodiché abbiamo concluso il percorso al 100% con questo flacone di proteine. Quindi ripercorriamo tutto di qua, oltrepassiamo la Sterpaglia, scendiamo e ora entriamo nel Monte Ostile, pericolo eruzioni. Siamo dentro. Wow,
La visuale spacca, mi piace un casino. Vai, forza. Uno, due. E adesso possiamo farla scendere, tranquilli. Oh, vai piano, piano, piano. Ok, adesso, da che parte andiamo? Vattela a ricordare. Andiamo così. Così. Qua. E prendiamo lo strumento. Che era qua su. Che è un pipissù. Bene. Scendiamo. Adesso. Vorrei fare il percorso preciso e corretto. Ma sinceramente. Ma chi se lo ricorda? Sinceramente non lo ricordo, ragazzi. Ci saranno un sacco di strumenti nascosti, ma il monte ostile mi sfugge, ti dico la verità. Dovremmo andare anche là sotto, quindi proviamo a raggiungere là sotto il percorso. Qui, uno, due, bene, prendiamo anche questo, che è una fune di fuga. Se non la usate non fuggite più, vi avviso. Prendetevi i repellenti perché vi finiranno tutti. Giù, così, altro strumentino. Laggiù c'è Barry. Antiscottatura, spaccaroccia. Qui, sì, perfetta. Controllo, ragazzi, tutti gli angoli per vedere se ci sono strumenti, ma per ora non mi sembra. Uno, due, tre, lasciatela qui. Andate su e prendete anche questa, che è una ricarica totale. Questa me la ricordavo. E qua un Elisir Max. Mamma mia, quanto sono forte! Sì! Ricordo che gli Ether e gli Elisir li trovate solo così, nascosti, quindi prestate molta attenzione a tutti gli angoli. E qui abbiamo Barry. Va bene. Cosa vuole Barry? Accidenti? Ma che succede? Oh, ehi, Federico, Kiko ci ha battuti! Che roba! Ovunque si vada si può star certi di trovare allenatori in gamba! Se perdo vuol dire che ho ancora margini di miglioramento. Vabbè. Allenati nella torre lotta, va? Da tuo padre. Entriamo. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo e c'è Kiko, eccolo. Ehi, tutto bene, Federic? Il tuo amichetto ha osato sfidarmi in una lotta prima. Già, gli ho dato una bella lezione. Ma non sono certo di poterlo battere anche la prossima. Seriamente, ovunque si vada si può star certi di trovare... No, ha detto la stessa frase. Ad ogni modo, i Pokémon di questo posto sono fortissimi. Che ne dici di fare squadra con me? Facciamo squadra con Kiko. Bene, non te ne pentirai. Manterrò in forma i tuoi Pokémon. E questa è una buona cosa. Adesso dovremo affiancare Kiko. Ragazzi, è un labirinto vivente, quindi prestate molta attenzione. E andiamo. Qua, lotta in doppio solo per recuperare uno strumento. Ma tanto le dovremmo fare tutte, ragazzi. E come vedete, è grandissimo il posto. Interagite con i sassi, perché vi danno degli strumenti, molto spesso. È un vero e proprio labirinto, guardate qui. Non possiamo usare scalaroccia con Kiko, questo lo ricordo. Qua non c'è niente. Qua c'è una lotta in doppio. Quindi direi di affrontare questa come prima lotta in doppio. Vai, perfetto. Ci hanno bloccato il passaggio per andare a sinistra, dove sicuramente ci sarà uno strumento nascosto. Preparatevi perché hanno veramente tanti Pokémon, quindi saranno lotte lunghe. Bagon e Loudred. Fortunatamente, mandando il mio Garchomp, potrò usare Terremoto e far finire la lotta in fretta. Almeno finché non ci manderanno Pokémon volanti. Ovviamente non posso colpire Claydol perché ha Levitazione, questa è una gran cosa. Vai, ciao Bagon e ciao Loudred. Me li faccio tutti fuori... Proprio veloci, ragazzi. Ecco, questi non sono certo di farli fuori con Terremoto entrambi, Non sono per niente certo. Infatti, un PS per Donphan. Pazzesco. Ah, perché ha vigore. Va bene, Geoforza che colpisce entrambi. O solo uno? Solo uno. Ricordo che Geoforza, a differenza di Terremoto, è speciale. Guarda, Donphan, se non avesse avuto vigore ce l'avrei fatta. Ci ha fatto cascare la sabbia soffice, che faceva veramente male in combo con Terremoto. Sora 69, dai, dai. Attenzione a prepotenza. Vediamo se con Terremoto ce la faccio. No, va bene. Nemmeno con Geoforza. Sdoppiatore, aia. Ma che fai? Ma sei scemo. Claydol, tu stai pensando solo a te stesso, Kiko, io te lo dico. Dragartigli. Perfetto, ragazzi. Pure brutto colpo. Prima lotta in doppio. Easy. E abbiamo sconfitto il veterano e il domadraghi. Io sono certo che lì ci sia uno strumento. Sono quasi certo di questo. Ok, lì c'è uno strumento che si può raccogliere solo una volta entrati da soli. Mentre di qua abbiamo un revitalizzante Max. E quella è la grotta che dobbiamo raggiungere. Andiamo di qua, visto che c'era uno strumento da raccogliere.
E lo facciamo subito sconfiggendo loro due. 2-2, va bene. Baltoi e Xatu, cavolo, Xatu. Per forza Frana, vai. Vediamo se li shot entrambi. Sicuramente Baltoi no, infatti. E Xatu va giù, il primo è andato. Glaceon 62. E anche Glaceon nelle lotte in doppio che può usare Bora non è affatto male, io ve lo dico. Miss Magius, bello. Faccio Frana, che devo fare? Ma Miss Magius mi sa che non va giù. Infatti. Magari con un Geoforza di Claydol adesso sì, Foglia magica. Cosmoforza. Vabbè, ma sei veramente, Pensi solo a te stesso, tu. E Grampig sarà il prossimo. E qua ci sta Terremoto. Perché tanto colpisce entrambi e li fa entrambi fuori. Perché tanto Grampig va giù e Miss Magius invece muore di Geoforza. Che però non ha effetto perché ha Levitazione. Quindi che mossa farà Claydol? Extra senso. Ecco, bella questa. Ok. No, un PS, dai. Dragartilli. Bene, ciao Miss Magius. Questa è ottima. E abbiamo sconfitto Stefano e anche lei. Ok, fatto questo, i Pokémon sono sempre curati. Prendiamoci lo strumentino qua in fondo che è Ferro Palla. Ottima. Fatti questi due, direi di andare qua su perché c'erano due fantallenatori che erano questi due. Quindi affrontiamo loro. Anche se molte di queste sfide non sono obbligatorie, io le faccio per farvi vedere comunque tutti i Pokémon che si possono incontrare e registrare nel Dex. Aerodactyl, cavolo. Se no Terremoto ci stava. Ho paura che Frana me la evitano. Quindi vado di Dragartilli. Vai. Ho trovato un sacco di fossili nei sotterranei. Quindi a breve potrò anche revitalizzare tutti i fossili Pokémon fino alla quarta generazione. Ora faccio Terremoto. Sbiga Attack è super efficace. Con Terremoto va giù Kangaskhan, Sì. Saetta livello 70. Wow. Il primo a raggiungere il livello 70. E Ursaring è l'ultimo. Quanto adoravo Fanfit di Ursa. Mamma mia. Teddy Ursa troppo carino. Qua una bella mossa lotta, visto che comunque ha anche il cerchio, no? E Geoforza lo manda KO. Un bel pugno sul cerchio sarebbe stato perfetto. Caterina sconfitta, mi dispiace. Anche questi due molto semplici da sconfiggere e si va avanti. Là bisogna usare Scalaroccia, ma non possiamo usarla perché stiamo con Chicco. Mentre di qua possiamo andare e recuperare un revitalizzante. Attenzione perché possiamo anche usare Forza e sconfiggere quei due allenatori là. 1, 2. Ragazzi ci provo, Non assicuro niente, proviamo con Glaceon. Perché tanto non posso usare Terremoto visto che ha Pokémon volanti. Madonna, sei Pokémon. Dodrio e Tirug. Bora non deve fallire, In questo caso, quindi speriamo bene. Come non detto. Per Forbecco. Aia. Lui pensa sempre a se stesso, va bene. E noi tentenniamo. Bora, siamo più veloci, E invece no, Dodrio è più veloce di noi. Claydol extra senso su T-Rog. Lo shotta, va bene, grazie, Grazie. Noi anche con Bora lo shottiamo, sempre se me la fanno utilizzare, Grazie, grazie. E Glaceon con Bora, ragazzi, ha tipo 250 di attacco speciale, è una bestia. 211, un po' meno. Però Bora ha effetto su un sacco di Pokémon contro questi, guardate. Wow, l'ha lasciato un PS, forse con Bora li shottiamo entrambi. Assorbi pugno, mamma mia però. E il problema di Glaceon è che è troppo lento, ragazzi. Adesso se attacca prima Ancicrow è un problema. Sì. No, sono più veloci, Ancicrow evita l'attacco, non ci credo. Che fortuna. Questa è veramente una fortuna. Notte spersa, meno male su Claydol. È incredibile, Bora era super efficace su tutta la squadra nemica. Su tutta. Incredibile. Vai, vai, non fallire. Ok, li shot entrambi. Mamma mia, ragazzi, Bora di Glaceon quanto è potente. Avete visto? Anche l'ultimo Pokémon entrato nella squadra si sta rivelando utilissimo. Qui, con Terremoto, non li shottava entrambi. Totem 70, King 70, quasi tutti livello 70. Ottimo, come i leggendari. E ora ci manda Firo. Garanzia. Meno male che attacca Claydol. Forza antica, buono forza antica, E Bora, dovrei insegnargli anche geloraggio per questo tipo di occasioni. Brutto colpo. Così mi sale a livello 70 in una maniera super veloce, in quanto lui mi è stato scambiato dal mio amico Fra molto prima. Ok, adesso si va su, prendiamo iperpozione. Questo posto è veramente enorme. Ok, siamo all'entrata. Andiamo su di qua. Là non ci possiamo andare, ci serve Scalaroccia. Usiamo forza e sconfiggiamo quel fantallenatore. O quei fantallenatori. Bene.
Molto molto bene. Ok, Pokémon. Qui possiamo rimettere Garchomp per primo. Allenatori, cosa dire? Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove raggiungeremo Heatran, completeremo i percorsi, dopodiché dovremo essere affiancati da un'altra allenatrice, l'ultima del gioco. Ma poi vi spiegherò. Un bel like, un commento, l'iscrizione al canale è sempre fondamentale e ci vediamo al prossimo. Bacini ragazzi! Non vedo l'ora di Heatran. Ciao!